61 chilometri in 5 tappe attraverso i paesaggi mozzafiato del Gran Sasso, a cui lavora un'associazione di una decina di operatori del territorio. Nascerà nel 2023 grazie al finanziamento del GAL Gran Sasso Velino. Albergatori, ristoratori e imprenditori del posto che si sono messi in rete, aggiudicandosi un bando rivolto al turismo sostenibile. I comuni che si sono messi attorno allo stesso tavolo sono Barisciano, Santo Stefano, Calascio e Castel del Monte, oltre all'Aquila e 10 operatori turistici con le associazioni Viaggiatori nel Parco e Gran Sasso Guides, con Legambiente Abruzzo e la testata Virtù Quotidiane. Il cammino è frutto di un lavoro di ricognizione cartografica sul campo portato avanti nel 2022, a cui seguirà l'installazione di segnaletica e di stazione di ricarica per e-bike. Si tratta di un percorso ad anello che parte da Fonte Cerreto e tocca i comuni citati. È un progetto che nasce nel cercare di unire tutti quelli che sono gli attori del territorio, quindi da ristoratori, guide di montagna, alberghi e altre cose. Il cammino è un'idea che riesce a far collaborare tutto il territorio e a sviluppare un'idea di turismo sostenibile, di turismo lento, che è quello che negli ultimi anni è il trend di molti. Questo è un progetto proposto da un raggruppamento di imprese private, imprese turistiche, che il GAL ha ritenuto opportuno finanziare attraverso un bando pubblico, perché ha tutte le condizioni e tutte le caratteristiche per essere un progetto vincente, e lo vedremo già da domani, perché questo progetto andrà a valorizzare quelle che sono le nostre risorse naturalistiche, ambientalistiche, bellezze naturali. Qui parliamo del Gran Sasso, e che vogliamo di più? Cioè metteremo in evidenza ciò che di più bello abbiamo in questa regione. L'obiettivo è valorizzare la cima più alta dell'Appennino, che può essere un brand vincente. C'è anche la partnership del parco a sostenere questa avventura, anche USRA, USRC. Ci sono infatti dei cammini paralleli.